Per la poesia prenderei una lirica purissima friulana, un poemetto delle ceneri di Gramsci e uno una poesia di quelle più informali, così di andare a organizzare anche il libro del 71 per far vedere come cambia, no? Quindi una, insomma, una lirica appunto pura, raffinatissima, anche se in dialetto, quindi il dialetto friulano. E poi uno di quei poemetti che dicevo, delle ceneri di Gramsci, non so, appunto, quel pianto della scavatrice, più famosi, per far vedere l'uso della terzina dantesca e come non scriva più in quel modo là, e quindi come si allarghino i temi e faccia una poesia inclusiva, cioè porti dentro la poesia più cose possibili, il che vuol dire anche poi allargare il recipiente della poesia, diciamo così, usando questa immagine. E poi far vedere invece appunto una poesia così di quelle ultime, più informali, più scritte senza più un metro riconoscibile, più di diretta espressione di contenuti privati, psicologici, storici e così. Questo diciamo per quanto riguarda la poesia, a dimostrare non tanto il valore di ciascuna poesia, ma l'evoluzione sua. Poi forse un film. Qualche attore o la ricotta che io sceglierei, ecco, sono quelli che a me piacciono di più, però insomma ce ne sono anche altri, però proprio il primo Accattone, forse lì si vede proprio il passaggio dalla poesia al cinema. E poi per esempio questa famosa intervista alla RAI a Enzo Biagi per far vedere lui alle prese con i mezzi di comunicazione di massa. E quindi è un'intervista importante perché lui dice, no, io non posso dire, se viaggio con altri giornalisti, io non posso dire qui alla televisione quello che penso. E Enzo Biagi, che è un giornalista molto importante, era anche poi ragionevole, bravo, gli dice, ma no, glielo dico io, lei può dire quello che pensa adesso. E lui dice, no, io non posso dire quello che penso, perché sapeva effettivamente che non poteva dire, fare nomi, per esempio, davvero. Ecco, sapeva che aveva capito che la televisione esigeva il rispetto di un certo pensiero, di un certo modo, e quindi anche l'uniformità di un certo pensare. Quindi lì si vede un altro Pasolini ancora. Poi uno potrebbe prendere anche uno dei suoi più famosi articoli sul Corriere della Sera. Ecco, ci sarebbero anche le poesie di Valle Giulia per vedere come fosse anche un bastian contrario, cioè nel senso che il suo pensiero non era così prevedibile rispetto... Però forse prediligerei proprio l'evoluzione espressiva, e tanto qui i contenuti ci sono. Così, ecco, alcuni assaggi. Sì, farlo anche vedere in video, ha ragione, proprio far vedere un'intervista, qualcosa di simile. Sapete che c'è per esempio su YouTube, lo trovate, un documentario che lui ha fatto, che fa vedere un po' come sono cambiati gli italiani, che si intitola Comizio d'amore, dove lui va in giro con la telecamera e il microfono, soprattutto sulle spiagge italiane, immaginate in Italia là, e facendo domande alle persone sull'amore, sull'eros, sul sesso e la sessualità. Ed è splendido perché vedete questi italiani che non hanno dimestichezza come potreste avere voi o noi col mezzo televisivo. Nel senso che se voi adesso uscite da scuola, c'è una TV locale che vi intervista, voi sapete tutto, guardate in video, vi presentate in un certo modo, sapete gestire questa cosa. E lì invece sono imbarazzati dalla domanda sulla sessualità, da questa telecamera che li riprende. E è incredibile, se vi capita di vedere un po', è bellissimo, devo dire, è bellissimo, è straordinariamente poetico. E vedete un'Italia che è cambiata tanto. Quando l'Italia vinse il mondiale, Pasolini non c'era più, nell'82, la penultima volta, perché poi li ha vinti anche nel 2006 a Berlino. Città, tanto per dire, non sono città. E nell'82 io mi ricordo andare a Modena perché vivevo lì e uscii, c'era ancora tutta l'Italia che non si vergognava di mostrarsi, cioè tutti festeggiavano, di ogni centro sociale, tutti. Quando visse l'Italia nel 2006, io andai a Modena con un mio amico, di casino, diciamo così, a festeggiare, non c'era nessuno, qualcuno qua e là. Per me è stato un segno, per esempio, che è come se le gioie fossero tutte private, tra Sky e la propria cucina, insomma, no?
che sto dicendo, come se ci fosse una vergogna nel condividere in questo caso un sentimento di gioia. Era finito un po' quell'Italia lì che è l'Italia pasoliniana, molto, molto sociale. Poi forse voi siete così giovani, non ve ne accorgete, magari iniziano tempi diversi per voi rispetto, non so, agli anni 80, 90 o i primi anni 2000. Però nell'Italia di Pasolini c'erano ancora un po' le piazze piene, non solo per le contestazioni, le feste, le cose. C'era una coralità, con tutti i problemi che c'erano, maggiore di quanto non sia accaduto dopo, ecco, in cui la dimensione privata forse è diventata così, così preponderante, così forte. Però un po' queste cose qua, ecco.